sera o la sera nei giardini del manicomio, a volte io facevo all'amore con uno disperato come me in una grotta di orrore. Corvo, ludibrio grigio, con le tue scarlatte voglie, fino a quando mi imprigionerai? Anima circonflessa, circonfusa e incapace, anima circoncisa, che fai distesa dal corpo? Le osterie. A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina nell'eccesso del canto. A me piacciono le cose bestemmiate leggere e i calici di vino profondi, dove la mente esulta livello di magico pensiero. Troppo sciocco piangere sopra un amore perduto, ma il vissuto è scostante. Meglio l'acre vapore del vino indenne, meglio l'ubriacatura del genio, meglio sì, meglio l'indagine sorda delle scorrevolezze di vite. Io amo le osterie, che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco. E poi, nelle osterie, ci sta il nome di Charles, scritto a caratteri d'oro. E adesso una poesia che lei dedica a se stessa. Infatti si chiama Alda Merini. Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessai tele di ragno e fui preda della mia stessa materia. In me c'era l'anima della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome e fui soltanto un'isterica. Adesso sono una pioggia. Adesso sono una pioggia spenta, dopo che l'orma del tuo cammino si è fermata ai miei occhi. Che ciglio devastante il tuo, come mi penetri le ossa. Se piangessi, tu verresti a riprendermi, ma io ho bisogno del mio dolore per poterti capire. Abbiamo il testo. Si assiste pertanto nell'autrice al fenomeno di un'oralità che conduce sempre più verso testi assai brevi e infine all'aforisma. Nel 99 in Aforismi e Magie, pubblicato da Rizzoli, verrà raccolto per la prima volta il meglio di quel genere. Nel novembre dello stesso anno viene pubblicato con le edizioni dell'Ariete il libro Curva di Fuga e presentato da Alda Merini presso il Castello Sforzesco di Solucino in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria della poetessa milanese. Un altro libro d'artista con copertina di metallo accompagna nel giugno del 97 i lavori di Giovanni Bonaldi, esposti alla Galleria Ars Media di Bergamo, in occasione della prima mostra personale. Dal 97 al 99 è ospite per 3 edizioni consecutive al premio Città di Recanati, in occasione del quale legge alcuni versi di Giacomo Leopardi dal Colle dell'Infinito. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti alla sindrome bipolare, della quale hanno patito anche altri grandi poeti ed artisti quali Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Lord Byron, August Strindberg e Virginia Woolf. Nel 2000 esce nell'edizione Einaudi Superba e la notte, un volume che è il risultato di un lavoro minuzioso, compiuto su numerose poesie inviate all'editore Einaudi e ad Ambrogio Borsani. I versi che compongono la raccolta sono stati scritti nel periodo che va dal 96 al 99. Non essendo stato possibile dare al materiale un ordine cronologico, i curatori si sono basati sull'omogeneità tematica e stilistica complessiva dell'opera. E questa è la poesia Superba è la notte. La cosa più superba è la notte, quando cadono gli ultimi spaventi e l'anima si getta all'avventura. Lui tace nel tuo grembo come riassorbito dal sangue che finalmente si colora di Dio. Tu preghi che taccia per sempre, per non sentirlo come rigoglio fisso fin dentro le pareti. Nel 2002
viene stampato dall'editore Salani un volumetto dal titolo Folle, folle, folle d'amore per te, con un pensiero di Roberto Vecchioni, che nel 1999 aveva scritto Canzone per Alda Merini. E nel 2003 l'Einaudi Stile Libero pubblica un cofanetto con videocassetta e testo dal titolo Più bella della poesia è stata la mia vita. E questo è il terzo libro. Flavio? A Eugenio Montale. I tuoi acini d'oro, i limoni perduti nel grembo di altre donne che ti hanno solo sognato. Capita anche a me, maestro, di aver fatto l'amore con quelli che non ho mai conosciuto. Brava! Scusate, ma è brava. Quando tu non ci sei. Quando tu non ci sei e l'aria non risuona dei tuoi richiami segreti, allora l'ombra si stende come un manto, la sera diventa feroce e gli uccelli mi cadono ai piedi stecchiti come percossi da una peste improvvisa, perché la mancanza d'amore è la mia pestilenza. Ok, se avessi io la levità di una fanciulla invece di codesto, torturato, pesantissimo cuore, e conoscessi la purezza dell'acqua come fossi entro raccolta in miti sacrifici, spoglierei questa insipida memoria per immergermi in te, fatto mio uomo. Io ti debbo i racconti più fruttuosi della mia terra, che non dà mai spiga, e ti debbo parole come l'ape deve miele il suo fiore. Perché t'amo, caro, da sempre, prima dell'inferno, prima del paradiso, prima ancora che io fossi buttata nell'argilla del mio pavido corpo. Amore mio, quanto pesante è aducerti il mio carro che io guido nel giorno dell'arsura alle tue mille bocche di ristoro. La pelle nuda fremente. La pelle nuda fremente che di notte raccoglie i sogni, la tua pelle nuda e fremente che vive senza emozioni, paga soltanto del mondo che la circonda indifeso. La tua pelle non è profonda, resta soltanto una resa a un corpo malato che nella notte sprofonda, un grido tuo disperato a quello che ti circonda. La tua pelle che fa silenzio e lievita piano l'ora, la tua pelle di dolce assenzio, forse può darti l'aurora. L'aurora tetra e gentile di un primo canto di aprile. Io sono folle, folle, folle di amore per te. Io gemo di tenerezza perché sono folle, folle perché ti ho perduto. Stamane il mattino era sì caldo che a me dettava questa confusione. Ma io ero malata di tormento, ero malata di tua perdizione. Non avessi sperato in te, non avessi sperato in te e nel fatto che non sei un poeta di solo amore, che tu continui a dirmi che verrai domani e non capisci che per me il domani è già passato. Non ho una punteggiatura, tutto di fila. Brava comunque, dai, dai. Domani è già passato, finita così, tutta difilata. Basta. Prego. Era una poesia che si rode solo la figlia di Cittici, non è che si poteva leggere con lei. Immaginavo che ci avevano leggere persone professioniste. La pausa era veramente un po'. C'è anche i bambini. Mi si è mischiato una mala pagina. Nel febbraio del 2004 Alda Merini viene ricoverata all'ospedale di San Paolo di Milano per problemi di salute. Da tutta Italia vengono inviate email a sostegno di un appello lanciato da un amico della scrittrice che richiede aiuto economico. Sorgono numerosi blog telematici e siti internet nei quali viene richiesto l'intervento del sindaco di Milano Albertini.
La scrittrice ritorna successivamente nella sua casa di Porta Ticinese. Nel 2004 Lieto Colle Libri pubblica Lettera ai bambini, un libricino illustrato. Questo. Cari bambini, voi non credereste, ma siamo lontani mille anni luce e vi vediamo crescere con sgomento. Il progresso ci fa paura, ma pensiamo anche al giorno in cui ve ne andrete in cerca di un amore, di una famiglia, come ho fatto io. In quel momento i vostri genitori non solo cercheranno nella memoria, ma in tutta la casa per trovare quella scarpetta, quel vestitino di quando eravate piccoli piccoli. Natale è la commozione di tutti i bambini e di quel bambino che è venuto sulla terra e che nasce nelle nostre famiglie ogni 25 dicembre. Quel giorno avremo tutti un fratello, un amico, un bambino e forse ci sentiremo un po' più buoni. Sì, dovrei farvi vedere le illustrazioni a ogni citazione. Alla fine del 2005 esce per Crocetti Editori Nel cerchio di un pensiero, teatro per voce sola, raccolta nata dalle dettature telefoniche di Alda Merini a Marco Campedelli. Vengono riportate 53 poesie, quasi tutte per sottolineare la natura orale e orfica dei componimenti, ed è stato scelto di non inserire segni di interpunzione tra e nei versi per lasciarli liberi così come sono nati. Del 2005 la raccolta Le briglie d'oro, nel 2006 si avvicina al genere noir con La nera novella, edita da Rizzoli, nel 2007 con Alda ed io, favole, scritto a quattro mani con il favolista Sabatino Scia, e qui vince il premio Elsa Morante Ragazzi. Il 17 ottobre 2007 la poetessa ha ottenuto la laurea honoris causa in teorie della comunicazione e dei linguaggi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Messina, tenendo una lectio magistralis sui meandri tortuosi del suo vissuto. Nel 2009 esce il documentario Alda Merini, una donna sul palcoscenico, del regista Cosimo Damiano D'Amato, presentato alle giornate degli autori della 66esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film, prodotto da Angelo Tumminelli per la Stardust International SRL di Roma, vede la partecipazione di Mariangela Melato e le fotografie di Giuliano Grittini. Dall'incontro del regista con la poetessa nasce una grande amicizia e tante poesie inedite inserite nel documentario. A tutt'oggi, marzo 2013, il film non è mai stato distribuito né commercializzato.